Sfogliamo insieme la rivista Carta Modelli di febbraio. In copertina vediamo che c'è un anticipo di primavera, quindi i modelli saranno orientati verso già la nuova stagione. All'interno vediamo quello che sono state le passerelle e quello che è il trend, e qua vediamo tutti i modelli proposti all'interno della rivista. Nel modello del mese è questo abito asimmetrico. Il trend delle sfilate è quello di utilizzare dei tessuti prettamente maschili come il Principe di Galles su gli abiti da un taglio invece assolutamente originale. Infatti questo è un tessuto appunto a quadri su un abito asimmetrico, è in panno di lana, il corpino aderente con queste due cinture che legano in vita e lasciano le spalle scoperte e la gonna è asimmetrica e arricciata da una parte. Qui sono proposti altri tipi di tessuti per poter eseguire questo abito. E poi troviamo una sezione chiamata il meglio della stagione. E i tessuti sono già quelli della mezza stagione, appunto. Qui abbiamo un trench classico in gabardine di cotone, linea dritta con lo spacco dietro, il doppio petto, carré con volante, abbinata a una gonna lunga plissettata. Questa ha una cucitura facile, dove c'è alternato il shantung e il pizzo su vari strati, qua lo si vede meglio. La linea è svasata e c'è un cinturino diritto. Qui abbiamo un soprabito leggero, mi piace questo colore verde grigio, la linea è diritta, il doppio sormonto e le maniche sono raglan, un cinturino e le tasche sono a listino. Sotto è abbinato ad un abito chemisier in satin di cotone con la linea diritta, anche questa. E in vita c'è una cinturina per poterlo arricciare, associata ad un pantalone invece maschile in twill di cotone colore cammello con le tasche inserite nelle cuciture laterali. Qui c'è un cinturino con i passanti e nell'elastico dietro. Particolare questo abbinamento, molto casual, sportivo, mi piace, molto moderno. Molto bello, invece un pochino più elegante, anche se abbinato ad un jeans, è questo soprabito plissettato da questo colore cipria delicato, bello, sembra un po' un trench, ma anche una camicia in gabardine e di cotone con la plissettatura e la bottonatura è nascosta, carré le maniche a due pezzi con i cinturini. Abbinato ad una camicia lunga annodata sul davanti in poplin aderente, il collo è a camicia, si può annodare in fondo e sagomata. Particolare l'abbinamento, senz'altro. Troviamo qui un impermeabile double face, un colore grintoso, una linea diritta, maniche scese a due pezzi, il cinturino sul collo e le tasche applicate. Abbinato ad un completo con giacca e pantaloncini in un tessuto in crepe stampato fiorellini, il blazer è aderente con la cucitura e lo spacco dietro e le maniche sono a due pezzi. Abbinato appunto a degli shorts, dei pantaloncini corti con le tasche sagomate nei fianchi e le pence di modellatura, particolare l'abbinamento. Entriamo in un'altra sezione dei capi irrinunciabili, basic, molto bello questo abbinamento, fresco e veramente elegante, stiloso questo abito azzurro, celeste in crepe gorget con il collo alla coreana, la cintura in vita e il godet sulla gonna che la rende molto svolazzante, la cerniera qua sul retro, abbinata in contrasto invece a una giacca a quadri di lana semiaderente con il collo revers e le maniche a due pezzi. È bello il contrasto. Un altro abbinamento in contrasto è questa camicia arancione, una blusa ampia in viscosa con la scollatura arricciata con un nastrino, le maniche sono ampie e a sbuffo. Abbinato ad un pantalone, anche questo abbastanza particolare, e color avorio. In twill di lana, il taglio è diritto fino alla caviglia, fino in giù, le tasche sono decorative, compatte, il cinturino è originale, particolare qui laterale, fermato con due bottoncini. Il tutto coperto da uno smanicato lungo,
in lana spigata con il collo revers, il sormonte davanti con quattro bottoni e le tasche sono a doppio filetto con la patta. Bello anche questo abbinamento, mi piace a me tantissimo il verde, e quindi troviamo qui questo pantalone verde particolare perché è fermato da questo laccio laterale, è in viscosa con le pieghe davanti, la tasca è obliqua e questo appunto sostituisce il bottone. Abbinata a questa camicia molto carina, con il collo alla coreana però aperta, quindi senza bottoni, in crepe di seta, le maniche a polsino sono con dei volant, è molto scollata, molto elegante. Il tutto portato insieme a questa giacca di seta a fiori, in seta stampata, il collo revers, le tasche a doppio filetto e la chiusura con un unico bottone. Molto carino anche questo, molto elegante, mi piace tantissimo a me il colore beige e cru. Troviamo quindi questa giacca safari in gabardine di cotone con le maniche raglan e il collo da camicia e la cintura a passanti, abbinata tono su tono ad una gonna nello stesso stile safari a tubino, sempre in gabardine di cotone con la lampo, le tasche applicate e lo spacco davanti a vita alta. La camicia invece non è presente. Bello questo abbinamento. Ora abbiamo un'altra sezione, praticità di lusso, le taglie queste sono un pochino più piccole, mentre qua sono 40, 44, 48, qua troviamo 38, 42, 46, infatti la modella è molto magra. Abbiamo qui un tubino rosso, una gonna a tubo, elegante, bella questa vita alta con il cinturino e la baschina molto alta, composta appunto da vari pezzi. E bello anche questo abito di cashmere di lana, dietro nella schiena ha lo scollo a V, è molto aderente e ha delle finte patte qui davanti e la chiusura è dietro. Super aderente qua il pantalone con i maxi passanti alti, particolare. In satin di lana stretch, il taglio è diritto, la vita è alta con appunto questi due grandi passanti che hanno anche una funzione decorativa. Abbinata qui ad una blusa con le pieghe su davanti in questo colore cammello, in crepe di seta, la bottonatura è nascosta e arricchita da piccole pieghe sui lati. Belle anche le maniche a tre quarti. Qui invece abbiamo una gonna aderente in satin stretch, a vita molto alta. E con pezzi sui fianchi, sia davanti che dietro. Carina questa sezione di intimo, già che stiamo spesso a casa, sarebbe anche carino vestirsi belline. A me piacciono molto questi pezzi qui, mi piace molto la vestaglia e anche la camicia da notte. Questa vestaglia ha cucitura facile, in voile di cotone stampato con la fantasia tropicale. I toni del pastello e le maniche scese, allacciata dalla cintura abbinata, bella, mi piace, forse questa la farò. Carina anche questa camicia da notte rosa con tessuto sangallo e in batista di cotone con i volanti ricamati sulla scollatura e in fondo. Il pezzo sotto in fondo è arricciato. Molto bellina questa vestaglia bianca, anche questa è una cucitura facile, è di seta. Con il profilo scollatura davanti, le maniche sono a tre quarti e in fondo alla manica, in fondo alla vestaglia, troviamo appunto un merletto. Qui abbiamo la sottoveste bianca e di seta con il merletto lungo gli scalfi e anche in fondo e sul davanti. Scollatura a V, molto bellina ed elegante. Nella sezione delle taglie forti troviamo un abbinamento appunto di tessuti e tonalità, quindi abbiamo un impermeabile con cappuccio, questa tonalità rosa antico, diciamo, e le tasche oblique a filetto, le maniche raglan, chiusura con gli automatici, abbinata dei pantaloni a quadri, sempre eleganti, in lanette Principe di Galles, con le tasche sagomate inserite nella cintura dei fianchi. La lampo è al centro davanti e c'è anche il cinturino. Carino questo cappotto multitaglia rosa, anche questo cucitura facile, in panno di lana, double face,
con le maniche a due pezzi, il collare vera e tre automatici sul davanti per chiuderla. Abbinata a questa camicia di jeans, con pence sul seno e i polsini la collo da camicia. Una sezione per le più piccoline davvero bella. Abbiamo quindi questa giacchina militare abbinata a questo vestitino color salmone. Le taglie vanno dai 4 ai 6, 8 anni e la giacca è in tessuto di cotone con arricciatura in vita, mentre l'abitino di salmone è sempre in tessuto zero zucker con fodera di seta e tagliato in vita, e ci sono inserite nella cucitura dei pizzi di tramezzo. Abbiamo qua un altro completino delizioso, che è questo abitino chemisier con le stelle, in tessuto poliestere mille righe e a stelle e la gonna di tulle arricciata con volanti in vita. Abbinata a questa giacchina denim in stretch, tasche nelle cuciture, carrelle, maniche con polsini e i volanti decorativi. Poi abbiamo un completino, un abitino bianco in jersey con volante in popline, le maniche raglan sono arricciate con i polsini in fondo, la gonna è arricciata. Abbinata a questa giubbino rosa in fil di cotone con i fianchetti, la tasca è obliqua e il filetto compatta. Troviamo poi una sezione per gli appunti di cucito che spiega nel particolare come fare le pence di modellatura, alcuni punti di cucitura, i tipi di cuciture, gli orli e rifiniture. Illustrati poi tutti i cartamodelli. Qui le indicazioni su come prendere le misure, le istruzioni per leggere le indicazioni, poi troviamo tutti i cartamodelli spiegati. Spero che questo video ti sia piaciuto, fammi sapere qual è il tuo capo preferito, lasciami un commento e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!